Buonasera. Vorrei innanzitutto ringraziare chi mi ha invitato qui oggi e vorrei scusarmi con loro e con voi per il possibile risultato del discorso dei prossimi minuti. Qualsiasi risultato negativo potrei imputarlo al fatto che sono in viaggio senza dormire da più di 24 ore, ma la verità è che, pur essendo onorata di essere stata scelta per parlare oggi, non mi sento all'altezza di questo onore ed onere, soprattutto pensando a coloro che mi hanno preceduto. Mi hanno mandato una lista dei loro nomi, tra questi puoi trovare presidente di Banca Intesa, console, professore all'MIT, vicepresidente di Banca Europea, accademico dei Lincei e così via. Inizialmente ho anche cercato di sottrarmi a questa giornata, ma alla fine ho accettato. Cosa mi abbia spinto a parlarvi oggi? Forse oggi voglio testimoniare il fatto che con passione, determinazione, grinta e anche un po' di fortuna si possono raggiungere dei risultati. O forse più probabilmente perché mi hanno garantito che il buffet sia buono come ricordo. Ho pensato a lungo di cosa parlarvi oggi. Ho subito stabilito che avrei fallito nel tentare di ispirarvi con metafore di grande impatto, come d'uso in queste occasioni. E questo perché a questo può forse aspirare chi ha molti anni di esperienza e chi è già carriera ben avviata. Ma come sapete, io ero dove siete voi oggi solo un paio d'anni fa e un paio di anni di esperienza in più non mi danno la possibilità di tentare questo approccio. Tuttavia penso che chi mi abbia permesso di parlare oggi non l'abbia fatto perché io vi sia da guida o da modello, ma per mandare un segnale, per dire che anche se oggi è difficile, noi giovani possiamo riprenderci la scena. Grazie. Vi parlerò di quello che Pavia mi ha lasciato e di quello che sto vivendo ora e che potrebbe riguardare anche qualcuno di voi. Ognuno di voi qui al mio posto avrebbe una storia diversa da raccontare. Ognuno di voi sa che cosa Pavia gli abbia lasciato. Quello che l'università ha lasciato a me non è una lista di nozioni e non è un semplice titolo di laurea. Mi ha stimolato a pensare, a organizzarmi, a risolvere problemi e a trovare soluzioni. Con orrore dei miei professori qui presenti, ammetto di ricordarmi probabilmente il 30-40% di quello che ho studiato. Tuttavia, questo e soprattutto i 3 anni di esperienza di laboratorio al Dipartimento di Genetica, nel laboratorio della professoressa Giulotto, mi hanno preparato per il dottorato. Anche perché fare ricerca in Italia è per certi sensi più difficile rispetto a una situazione privilegiata come quella di Cambridge. Da qualche settimana mi alleno per partecipare a fine mese a una corsa per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, una di quelle occasioni in cui in un singolo giorno puoi davvero dare un contributo alla ricerca. Un ricercatore da solo non può fare di meglio. Per allenarmi corro su un tapis roulant su cui si possono regolare diversi livelli di resistenza, di difficoltà. Ecco, passare dalla ricerca in Italia alla ricerca a Cambridge è stato inizialmente come passare da un livello di resistenza più elevato a uno più basso. Ah, metafora di grande impatto. Quindi l'università mi ha dato sì le conoscenze scientifiche e tecniche, ma mi ha anche obbligato a superare delle difficoltà che studenti, ad esempio, provenienti dall'università di Cambridge non sperimentano, dandomi quindi un vantaggio durante il dottorato. Ma sicuramente i miei ricordi migliori di Pavia sono legati alla scelta di vivere in collegio. I rapporti che ho, i legami che ho stretto in collegio, so che rimarranno solidi anche in futuro. Restano ancora oggi la mia seconda famiglia, nonostante la distanza e nonostante la perdita di una quotidianità vissuta 24 ore su 24. Con loro, oggi come allora, condivido le soddisfazioni di obiettivi raggiunti, le frustrazioni di esperimenti non riusciti, soprattutto la domenica mattina, e i tanti momenti imbarazzanti,
allora alle feste collegiali e alla cui lista possiamo aggiungere probabilmente anche oggi. Io ho avuto la fortuna di studiare al Ghislieri. Oggi spesso ricordo ridendo come inizialmente non volevo assolutamente andarci, perché qualcuno che studiava a Pavia me l'aveva descritto come una cricca di raccomandati e secchioni e temevo di dovermi rapportare con una realtà di quel tipo. Tuttavia, convinta dai miei genitori, che per questo devo ringraziare, e devo dire anche piuttosto colpita dalla presenza delle statue all'ingresso, decisi di tentare il test di ammissione ed ebbi la fortuna di entrare. Ed entrare al Ghislieri fu davvero una fortuna, per una serie di ragioni, ma soprattutto perché quando nell'estate tra il primo e il secondo anno di università decisi di andare all'estero per un'esperienza di laboratorio, il Ghislieri mi diede una borsa per Cambridge e fu quell'esperienza a portarmi a Cambridge per il dottorato. L'esperienza di laboratorio e ovviamente le ottime condizioni climatiche inglesi. Quando in quell'estate decisi di andare all'estero per 2 mesi, non contemplavo ancora l'idea di andare all'estero per il dottorato. Non pensavo di averne il coraggio, ancora troppo assorbita dalla vita pavese. Tuttavia, a Cambridge trovai una realtà di ricerca che pensai mi avrebbe più facilmente portato a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissata, quello di dare un seppur minimo contributo alla ricerca sul cancro. La mia scelta di andare all'estero per il dottorato non è dipesa solamente dal fatto che in Italia i fondi per la ricerca in università sono pressoché inesistenti o per la vergognosa precarietà dei ricercatori italiani, ma soprattutto perché tutto questo riflette la mancanza di una mentalità, di una visione della ricerca come spinta importante verso il progresso e sulla quale bisogna investire. Spero che presto questo cambi in futuro. A Pavia per 5 anni, all'affermazione studio biologia molecolare, mi sono sentita ripetere: è perché non hai passato il test di medicina? Forse perché in Italia la scelta volontaria di diventare ricercatore è vista come improbabile, non saprei. Ma in Inghilterra non mi è mai stato chiesto. Anzi, dire ricerca, biologia molecolare fa sempre un certo colpo. Questo non vuol dire però che fare ricerca all'estero sia facile o sia perfetto. Non ci sono grossi problemi di finanziamento, ma di problemi ce ne sono. È un ambiente estremamente competitivo in cui per questo purtroppo troppi pensano più al numero di pubblicazioni che al valore della ricerca. E ovviamente pubblicare è importante, se però per consolidare una scienza e per arrivare ad avere un proprio laboratorio e fare la ricerca che si vuole perseguire. Cambridge può essere anche un ambiente difficile per un dottorando, perché si lavora con pochissima supervisione. Tuttavia anche per questo è secondo me un ottimo campo scuola per chi vuole davvero fare ricerca e perseguire una carriera accademica, perché ti obbliga da subito a diventare indipendente nel lavorare, nell'avere idee, nello scrivere articoli e nel trovare collaborazioni. Ad ogni modo, che decidiate di andare all'estero, di restare in Italia, di dedicarvi alla ricerca o di allontanarvi dall'ambito accademico, vi auguro di avere un obiettivo a lungo termine e di essere determinati a perseguirlo. Determinazione non è inflessibilità, si può cambiare idea. Io ad esempio mi iscrissi a biologia perché volevo diventare un'etologa e fu alla fine del secondo anno di università che per una serie di ragioni cambiai percorso. Ma quando trovate l'obiettivo che davvero vi motiva, siate determinati a perseguirlo, nonostante le difficoltà che ci saranno. Vi auguro anche di essere curiosi, di non essere limitati al vostro ambito lavorativo. Spesso
sono input esterni al nostro ambito di ricerca che si rivelano motore di nuove idee e che ci danno anche la capacità di reinventarci quando ci accorgiamo che la strada su cui siamo non è quella che vogliamo percorrere in futuro. Vi auguro anche di essere coraggiosi, coraggiosi per intraprendere non la strada più facile, ma quella che vi porterà a raggiungere l'obiettivo a lungo termine che vi siete prefissati, perché sarà percorrere quella che vi darà più soddisfazione. Ma soprattutto vi auguro di essere appassionati, di trovare un lavoro che vi appassioni e che solo così potrete fare al meglio, per voi e per gli altri. Di trovare un lavoro che vi appassioni e che vi dia la motivazione di continuare a farlo, nonostante le difficoltà e le delusioni che purtroppo senza dubbio ci saranno. C'è chi lavora per vivere e c'è chi vive anche per lavorare. A molti questa seconda scelta non è data. Ma se voi siete qui ora oggi, penso abbiate avuto la possibilità di scegliere un percorso che vi appassioni. Spero che anche in futuro continuate a scegliere qualcosa che vi appassioni. Grazie e buona fortuna.